succedeva. Chi è che ha scritto? Devo controllare, eh? Perché quei due lì. Ma non la sapete leggere e scrivere? Solo scrivere sarebbe troppo. Siete laureati. In che cosa? Lettere. Cioè tutte balle, e anche quello lì in lettere deve essere, insomma, sì. Sì, ma hai fatto bene a dirlo piano, ma io lo ripeto forte, perché l'altro giorno massacrarono un po' la stella. Adesso io parlo per, vedo che c'è della gente sotto i 200 anni, c'è qualcuno, cioè anche voi ne avete meno di 200, no? Gli altri? Vabbè, non vogliamo dirlo, vabbè. Ma c'era la solita laureata in lettere, bella, giovane, carina, eccetera, laureata in lettere. Ci ho fatto una domandina semplice, semplice sui promessi sposi. È successo un casino. Ce n'è qui anche altre due, vero? Siete voi due, le due che mi seguivano prima, battendo i tacchi. Meglio battere i tacchi che battere in generale. Ma loro due mi seguivano e allora mi sono girato spaventato. Ma una volta, dove che eravamo andati a che le ho fatto la domanda semplice, semplice sui promessi sposi, ma non so perché, sapete che i laureati in lettere, come danno le lauree oggi anche nei beni culturali, esagerato, beni di consumo, ma gli andati, le lauree oggi come oggi le danno buttandole per aria, no? Chi le prende dice sono laureato e va via convinto, ma è difficile trovare un laureato che abbia superato la terza elementare, la quinta, qualcuno, non ho mai trovato nessuno, difficile, difficile. La mia domanda semplice, semplice, vieni qui che la racconti tu, una delle due, quelle due befane qui, quelle due vecchie carampane qui, che fingono di avere, com'è la domanda difficile? Facile. Appunto, pensi laureata come il ragazzo bene culturale non te ne frega assolutamente niente. Naturalmente, ma non è un problema, guarda che è normale. Se la domanda dell'altra volta, sai. La domanda dell'altra volta non se la ricorda più. Parlavo dei promessi sposi, cosa gliene frega lei dei promessi sposi? È laureata, mica studiata. Bisogna studiare, va bene, no. La domanda lì, massacrata anche lì, perché? Mi è successo, vero, 5 giovani laureate o laureandi in lettere moderne. Ero, mi pare, vabbè, bassa bergamasca, e la domanda mia è semplice, semplice, che faccio sempre innocentemente. Perché Renzo, quando scappa da Milano, va a Bergamo? Sapete che più del 50% non ha neanche l'idea di chi sia Renzo? Eh? Perché va Bergamo? Te lo ricordo perché va Bergamo. Adesso Bergamo aveva la frontiera e passa sull'autostrada, roba da pazzi. No, ma queste cinque ce n'era una che voleva fare la giornalista. Sapete come sono le giornaliste, no? Io voglio fare la giornalista, ma sono la mia delle E allora parlando dico, ma cosa fa adesso? Io di solito mi interesso soprattutto di lirica e di Guareschi. A Guareschi ho visto il punto di domanda. Allora ho detto Giovannino Guareschi, due punti di domanda. Giovannino Guareschi, quello che ha scritto Don Camillo, e quattro punti di domanda. Tu sapevi che esisteva un Giovannino Guareschi? Vedi, tu magari la quinta l'hai fatta prima delle cose. No, non ti tratto male, guarda che scherzo. Comunque la domanda, di solito non arrivano a sapere quando devo dire nel lago cosa c'è. Quando arrivano a capire che c'è l'acqua, o di qual è, o si stringe, cosa c'è, fiume, qualcuno riesce, adda, già più difficile. E quando dico, divideva Milano da, ecco queste cinque, Milano da non sapeva, dico dalla Serenissima. Una fa. L'ho visto sull'autostrada. C'è scritto Serenissima. E per mitigare i danni ho detto brava, la Repubblica di Venezia ha preso il nome dall'autostrada.
questi cinque sono andati via dicendo. È vero, visto che lo dicevo. E da allora sono rimasto scioccato che ho perso i capelli. Te come è successo? Più o meno uguale, no? Va bene, no, ma torniamo al derby. Al derby io vado giù, cioè andavo giù perché i miei compagni di scuola, qualcuno la conosce la storia, ma Cocchi e Renato erano con me a scuola, cioè Renato è stato bocciato in seconda media e allora lui è del 40, io del 41, arrivo io e lo metto nel primo banco con me che figuravo come uno di quelli buoni, no? Buoni. Sì, avevo 10 in condotta e ora abbiamo fatto 2 anni lì. Poi andiamo al Catania, lui va in geometri, io in ragioneria trovo Cocchi. Abbiamo fatto la prima e la seconda insieme, poi è stato bocciato lui. Loro hanno finito un anno dopo di me. Però io parlavamo prima con chi che a ieri, l'altro giorno ero qui al castello, ho fatto via Dante per andare al Credito Italiano a vedere così, perché non mi è più facile, non capita spesso in centro. Ho lavorato 2 anni al Credito Italiano, nel 60, ad essere diplomati, io sono un diplomato medio, avevo 60, 34 offerte di lavoro, cosa che i giovani oggi... Se le sommiamo... Quante ne avete avute? Ne abbiamo ancora lavoro. Cioè, soprattutto state lontani, prima che qualcuno venga di sudare, così, no? Scrivere è più facile, oggi come oggi, anch'io scrivo, pensa, è stranissimo, perché col computer si deve mettere la spina, no? Poi si schiaccia, no? Si schiaccia prima là, poi dopo sotto, poi viene fuori una pagina bianca, si mettono le mani sul coso e viene fuori scritto. C'è qualcuno che scrive tra di voi, no? Dov'è il bambino? Il figlio del direttore, avete visto? Il papà del direttore, lui, perché qui ha messo la foto da bambino, avete visto, sui scarpe tennis. E a proposito, io le scarpe tennis ce l'ho ancora adesso. Adesso gli Annacci lo cantava, però pare che io sia il primo che ha messo lo smoking con le scarpe da tennis. Ho battuto anche un diario di qualche mese. E ancora adesso, no? Adesso venerdì se devo andare, devo fare Verdi, magari metto le scarpe di cuoio. Bene, niente, ero i miei compagni, io andavo a trovarli, ero un ragioniere, poverino, cosa volete che guadagni un ragioniere? Potevo andare al derby una volta ogni tanto, però poi mi hanno conosciuto e allora se stavo in piedi pagavo la consumazione da in piedi. Se mi sedevo, certe volte col bicchiere in mano mentre mi divertivo, mi sedevo un attimo, da 1.500 passava a 4.000 di colpo. E così andavo giù, si è sparsa un po' la voce e una sera, questa è quella che devo, una sera vado giù al derby, viene avanti Walter Baldi, che era proprio la colonna, adesso qualche Renato era già partiti per il successo, ma Walter Baldi era importante, viene davanti, mi fa, oh, ti faccia di bronzo, ecco, no, era qualcos'altro, il colore era del bronzo, ecco, faccia di merda, detto, sì, si rischia di seconda e farino, ma se la te prove, te voglio, cioè, dopo ero in ufficio, a telefonare agli amici, preciso come un ragioniere, di qui il nome degli amici, lì delle storie, io raccontavo solo barzellette, e mi hanno buttato in scena, quindi io quando penso al terrore, la cosa più terrificante che ho provato in vita mia è essere dietro quella tenda rossa con davanti Walter Baldi che spiegava, c'è uno, avevo solo 31 anni, era la prima volta che parlavo in pubblico, c'è uno che è bravo, che la sua nonna deve aver avuto dei problemi con Garibaldi, perché io per la ribellione all'ufficio, la meccanizzazione, così ho lasciato i capelli un po' lunghi, cioè avevo anche i capelli. E così dicevo così, poi si è aperta questa tenda rossa, io ho raccontato 3 barzellette, ma la gente si buttava per terra, le donne si tamponavano gli occhi, ridevano come se si divertissero, perché avevano creduto a quello che gli aveva detto Vanni.
Io ho creduto a loro che si divertivano, così è cominciata l'avventura. Però a Derby è proprio vero che si partiva in fondo del cabaret, cominciato con Pupo De Luca, batteria, Iannacci, che era, mi pare, il terzo pianista, secondo chitarrista, come categorie. Il gruppo lì della tappezzeria nasce dopo il 76, io ero già uscito perché avevo avuto delle discussioni. Tutti facevano i doppi. Io che avevo già dato le dimissioni dall'ufficio, quel capodanno lì ho fatto il doppio a Torino, però sono scappato in tempo per arrivare al Derby. Si mette mica a nevicare, 3 ore da Torino al Derby, sono arrivato, passato la mezzanotte, un casino, sono stato eliminato, però guadagnavo già 10.000 lire per sera. Dopo aver fatto 2-3 anni a 4.000, che era il costo dell'entrata con consumazioni. Per cui quando adesso i giovani cabarettisti vengono a rompere le balle, che sono tipico dei cabarettisti, che vanno magari in televisione una volta e credono di aver scoperto l'acqua calda e vogliono dei soldi, io dico, quando non dovrebbero prendere il costo dell'entrata e consumazione, non di più. C'è qualche cabarettista qui, aspirante, vedo tra quelli sotto i 200 anni, là, avete l'aria di quelli che dicono io ce la faccio da scemo e allora faccio il cabaret. Non è solo la faccia da scemo, bisogna anche dire delle cose. Comunque si cominciava così e poi dopo si andava avanti tutte le sere. Io sono stato sul cartellone il 5 novembre del 72, era già Boris Macaresco, mi aveva tenuto nella sua apertura, dicevo una battuta, due, e dovevo fare il primo weekend con l'amorosa. Pensate, uno che ha 31 anni e per la prima volta fa un weekend con l'amorosa, ci crede? Adesso mia moglie da 41 anni non ci credo più, ecco. L'ultima cosa che ho detto prima, il limite del matrimonio è proprio questo, che ogni sera bisogna andare a letto con una sconosciuta. Mentre invece quando si è scapoli si va a letto con una sconosciuta, con una che conosci, ma capitano delle cose più allegre, ma sempre quella, e sempre più sconosciuta, dove il dialogo si perde completamente. Comunque, va bene, si cominciava così e allora mi ha messo, non ho fatto il weekend, ho studiato una perfezione, una roba di 3 minuti che parlavo dell'indice di gradimento. C'è l'indice che suonava il citofono e se quella diceva sì era di gradimento, e per cui io non ce l'avevo, avevo l'indice basso. Va bene, comunque grazie, complimenti, ho visto questa rivista, io la prendo sempre, scarte te. C'è su questo signore, che l'ho visto anche su Famiglia Pagana. Conoscete Famiglia Pagana, no? Anche nel piccolo la dà. Sì, l'ho visto, quando è morto uno, per esempio, in grave, mi pare, e ha detto uno che ha sempre amato la libertà, ma lui in due. Boh, questo qui sembra bravo. Grazie.